e a portare un po' più in là il ragionamento, nel senso che tutto sommato fino adesso siamo limitati a una logica fondamentalmente distributiva che potrebbe anche essere riassunta in modo un po' semplicistico da una dinamica molto semplicemente di mercato. Dici, vabbè, ma cosa abbiamo detto di nuovo? Che fondamentalmente i poveri vanno ad abitare nei posti sfortunati e i ricchi vanno ad abitare nei posti belli. Non, apparentemente non c'è niente di nuovo in tutto questo, nel senso che anche in alcune analisi che fa la giustizia ambientale, intanto si rischia di avvitarsi in una logica che diventa anche autoevidente quando si fa il collegamento fra dove abitano le classi più alte in una città e la presenza di elementi di qualità o invece di danno ambientale. Se io creo un collegamento così abbastanza statico fra queste due realtà, ho un quadro interessante, curioso, però tutto sommato non così esplicativo e non così innovativo. Semplicemente sto dicendo che l'ambiente diventa uno degli elementi che le classi sociali elevate tengono in conto nel momento in cui scelgono dove andare ad abitare. È una cosa interessante, però non così sconvolgente nell'immaginazione. Vediamo se si può andare un po' più in là e forse in qualche modo seguire anche certi discorsi che si facevano prima, diciamo in conclusione. Cioè, non è solo una questione di semplicemente di mercato, cioè dell'ambiente, la qualità ambientale non è solo uno degli elementi che viene tenuto in considerazione nella scelta localizzativa delle diverse classi sociali, ma diventa uno strumento, e questo cercheremo di vedere in questa oretta che ci manca, uno strumento di controllo, di potere, di dominazione, come dice appunto Lefebvre, qua lo vedete, la produzione dello spazio, la produzione sociale dello spazio. Quindi lo spazio non è un elemento neutro come ci viene ogni tanto, diciamo, tipicamente suggerito. Lo spazio è un prodotto sociale, dice Lefebvre, e da una parte, ed è la parte che abbiamo un po' analizzato prima, è per così dire il prodotto di determinate logiche di mercato, ma e questa è la parte che vorrei invece sviluppare adesso, diventa strumento, dice in addition to being a means of production, cioè oltre a essere uno strumento di produzione, un mezzo di produzione, è anche un mezzo di controllo, di dominazione e di potere. E questo lo possiamo vedere anche probabilmente su certe politiche ambientali. Quindi l'ambiente in questa logica diventa anche la posta in gioco, un elemento di controllo, un elemento di potere, uno strumento del conflitto, le politiche ambientali in particolare. E qui proviamo a sviluppare tre tipi di ragionamenti. Il primo, anche questo forse è quello più semplice, cioè l'ambiente, le risorse naturali sono necessarie a questo sistema di produzione, quindi anche un sistema di accumulazione, per funzionare. Poi lo vediamo un pochino più nel dettaglio. Due, certe politiche di tutela ambientale che vengono applicate, praticate oggi nel contemporaneo, hanno loro stesse un impatto differenziale e penalizzano determinati gruppi sociali. L'abbiamo intravisto prima guardando, quando abbiamo parlato delle colonie, dei parchi nazionali durante il periodo coloniale. Terzo punto è quello su cui, diciamo, lo sviluppo del discorso che abbiamo fatto in chiusura della prima parte, quello che qualcuno ha chiamato il green apartheid, cioè una segregazione socio-spaziale provocata da politiche di tutela ambientale di tipo urbano. Partiamo dal primo, che forse è il ragionamento più semplice, quella che, diciamo, David Harvey sull'onda
dell'analisi fatta poi da Rosa Luxemburg, ha chiamato l'accumulazione per espropriazione. Cioè, diciamo, la parte iniziale di questo discorso, le fondamenta di questo ragionamento stanno probabilmente in concetti ottocenteschi, da una parte ragionamento di alcuni geografi come Ratzel, Friedrich, che sviluppano il concetto di economia di rapina. Ratzel lo fa in un modo abbastanza molto semplice, semplicemente guardando a certe popolazioni nomadi dell'Asia, che dice, in cui la depredazione delle risorse, cioè vivono del fatto che depredano costantemente, hanno bisogno costantemente di riferirsi a sistemi esterni per prelevare le risorse. Friedrich fa un discorso invece un pochino più articolato, più vicino a quello che diciamo stiamo facendo noi. Comunque la logica è quella di un'economia fondata sul saccheggio delle risorse. Poi c'è tutto ovviamente il ragionamento che fa Marx nel Capitale, il primo libro, quando parla con tutto il ragionamento sull'accumulazione originaria, cioè in cui dice ok, la descrizione del funzionamento del sistema capitalistico, però questo sistema capitalistico per avviarsi ha bisogno di un inizio del capitale che si formi, e quindi l'espropriazione delle terre, il famoso capitolo sull'accumulazione originaria. Va bene, alcuni autori, appunto come Rosa Luxemburg, hanno provato a portare questo discorso, ad allargarlo, dicendo non solo il capitalismo ha bisogno di questo atto iniziale e quindi l'accumulazione originaria, ma ha costantemente bisogno di espandere il suo spazio dal quale attinge nuove risorse per compensare le periodiche crisi, le periodiche fluttuazioni, crisi nelle quali il sistema va periodicamente, diciamo così. Tanto che David Harvey parla proprio di uno spatial fix, cioè un uso dello spazio per correggere queste crisi periodiche. Quindi, accanto al discorso che è stato fatto, su cui si è costruita tanta anche battaglia politica sulla produzione di plusvalore, eccetera, quindi il conflitto fra capitale e lavoro, c'è tutto questo filone che ha ragionato anche su questa accumulazione per espropriazione, accumulation by dispossession, diciamo così. Cioè, quindi non solo il profitto che si crea dallo sfruttamento del lavoro, ma anche quello che si crea dal prelievo gratuito di fatto, o sottopagato, o di fatto gratuito, di risorse dall'esterno. Ed è il primo punto su cui se volete possiamo lavorare, con due esempi africani classici, talmente classici che magari non tutti li hanno sotto mano. Allora, il primo è certamente il caso della Nigeria, delta del fiume Niger, una delle aree di grande produzione del petrolio. Ovviamente c'è alcune delle più grandi imprese di estrazione petrolifere sono presenti, inizialmente Chevron Texaco, ma poi la Shell, e poi anche Eni, ovviamente in Italia, la nostra principale impresa del paese, perché è quella che di fatto produce più fatturato, diciamo così, fattura di più, è Eni, e ha degli interessi evidentemente molto evidenti, anche molto forti, anche in quest'area. Non è di oggi la notizia che Eni ha iniziato l'estrazione del petrolio in Nigeria? Sul giornale. Nel senso che ormai sono decenni sicuramente, cioè, avete seguito anche nel corso degli ultimi anni, c'è stata una serie di scandali anche legati a come si è arrivati ad avere i diritti per estrarre il petrolio, e quindi tutto il discorso di corruzione, eccetera. Quindi comunque stiamo parlando di un processo che inizia nel corso del Novecento, con forza dagli anni 60-70, e poi fino a oggi, con vari soggetti coinvolti.
Ovviamente è tutta un'area questa, quella come vi dicevo, tutto il Golfo di Guinea, anche questa è una carta, se volete, un po' vecchia, perché indica quest'area qui, che è quella storica di produzione del petrolio. Oggi il discorso si sta espandendo anche in quest'area, anche in quest'area qui. Bene, questa è diciamo, l'immagine a livello continentale, questa è diciamo, l'impostazione, diciamo, la visione a scala nazionale. Faccio una riflessione breve, perché è un po' off topic, se volete. Si parla costantemente di migrazioni, aiutiamoli a casa loro, eccetera, eccetera. Ecco, dipende dagli anni, ma uno dei grandi centri di provenienza dei migranti è l'Algeria. In particolare, il centro di vistamento di una migrazione in parte forzata, in parte un discorso estremamente complesso, comunque c'è sicuramente un centro di passaggio di dei migranti è Benin City. Ora, lungi da me creare troppo facili collegamenti fra allora si sta distruggendo un territorio e allora la gente prende parte. Non è così automatico, però magari un pensierino sul fatto che la nostra principale impresa italiana è impegnata, tra il suo reddito dal fatto che estrae petrolio da queste aree e provoca un danno ambientale evidente, ripetuto da più parti, e il fatto che poi le persone abbandonino quelle aree, forse un ragionamento in questa direzione andrebbe forse anche fatto. Quest'area è appunto l'area del delta, lo vedete anche abbastanza evidentemente perché sporge, perché sono i detriti del delta del fiume Niger, che è uno dei fiumi più affascinanti del mondo, se volete, perché parte, perché ha origini a poche centinaia di chilometri dal mare, sulla costa occidentale, poi percorre migliaia di chilometri in tutt'altra direzione prima di sfociare appunto nell'Oceano Atlantico, qui in Nigeria. Bene, qui abbiamo queste sono immagini della zona, qui avete, se poi vi lascerò le slide, avete una sorta di galleria fotografica di quello che accade nel link. Quello che succede un po' l'avete anche sentito dalle cronache giornalistiche, cioè da una parte abbiamo un degrado ambientale che colpisce selettivamente alcune le categorie più povere che vivono, la gente che viveva e che vive nella zona del fiume Niger, mentre i profitti vengono ovviamente fatti propri da imprese multinazionali esterne, fondamentalmente un'elite politica che ha vissuto dei profitti tratti dal petrolio, ovviamente alcune volte in modo diciamo più lecito, in altri casi, come nei casi di corruzione che sono usciti a più riprese, in modo più illecito, però è un meccanismo abbastanza tipico di gestione clientelare della risorsa, di una risorsa naturale in questo caso. Cosa si sviluppa? Ovviamente la reazione, questo è interessante anche in termini di ecologia politica, si sviluppa una reazione delle popolazioni locali rispetto allo sfruttamento di questo territorio, al danno ambientale che viene provocato, ambientale e sociale, perché non ci dimentichiamo che è una popolazione di pescatori e oggi provate voi a pescare nelle acque del delta del fiume Niger, vi auguro di trovare altre forme di cibo, ecco. Diversi movimenti, alcuni anche organizzati militarmente, in particolare probabilmente avrete sentito parlare del MEND, che sono quelli che, non solo il MEND, ma anche altri, che sono stati coinvolti anche nel rapimento di personale che lavora nelle imprese multinazionali per avere un riscatto. Non dobbiamo per forza immaginare dei combattenti per la libertà del popolo, possono essere anche piccoli gruppi semicriminali che per avere a loro volta una fetta
del profitto generale, si organizzano militarmente e cercano di inserirsi in questo sistema. Però certamente sono tutta una serie di movimenti che sono nati in opposizione allo sfruttamento del territorio. Uno dei più interessanti è però probabilmente quel Movement for the Survival of the Oconee People, quindi un movimento invece più di, diciamo così, politico, non militare. Tra i fondatori, Ken Saro-Wiwa, avete una vaga, avuto mai percezione di questo personaggio? Alcuni sì, alcuni no. Il allora grande scrittore, anche poeta, qui avete la sua forse più famosa poesia, quando scrive incarcerato nel 1995 per la sua campagna per la liberazione della popolazione Ogoni, che è una delle popolazioni che vive nel delta del fiume Niger, venne poi impiccato dal governo autoritario al potere negli anni 90. Ci sono stati diversi processi, insomma diverse accuse alle imprese multinazionali, alla Shell in particolare, di aver influenzato queste decisioni. Poi la Shell è uscita con un fatteggiamento, se non ricordo male. Qui abbiamo appunto un legame fra il funzionamento di un certo sistema, l'estrazione costante di risorse da aree nella quale io lo posso fare perché esercito un potere economico, talvolta politico, talvolta militare su certi territori, e e poi tutto questo che provoca un danno ambientale a cui la popolazione si organizza rispondendo. In questo caso, battaglia persa da Ken Saro-Wiwa, però in realtà è rimasta. Sicuramente è una battaglia che è arrivata a noi anche grazie al movimento creato da questa figura. Se volete leggere un libro, sicuramente Sozza Boy, tradotto anche in italiano, ce n'è uno anche con un'introduzione di Roberto Saviano. Sozza Boy è la storpiatura di Soldier Boy, di Bambino Soldato, è tutto un libro molto bello, ancora meglio sarebbe leggere in lingua originale perché è costruito su quello che Ken Saro-Wiwa ha chiamato Broken English, cioè un mix di Rotten English, l'ha chiamato, un inglese corrotto, marcio, nel senso che è un misto di inglese reale, di pidgin, di lingua diciamo così che si parla localmente, e parole semi inventate. Insomma, è un libro molto interessante anche dal punto di vista stilistico, ma che poi racconta del degrado sociale di quel periodo, degli anni 90, 80, 90 in Africa occidentale. Su Ken Saro-Wiwa, no, vabbè, direi solo questo, cioè che sono figure, ecco, dentro il discorso dell'ecologia politica e il legame con i movimenti. Un punto importante è stato anche dato da alcune figure anche personali che hanno portato avanti determinate lotte per la tutela ambientale, ma direi molto di più che non la tutela semplicemente ambientale, ma la tutela di un sistema territoriale, di una relazione della popolazione col territorio. Penso poi invece a in tutt'altro contesto, a Chico Mendes in Amazzonia. Altro esempio, di nuovo, che mette in collegamento elementi di tipo internazionale, sistemico, e quindi il funzionamento di un certo sistema produttivo con elementi di tipo estremamente locale, in cui questioni ambientali, questioni politiche, questioni economiche si intrecciano in modo di fatto inestricabile, è quello che vedete nell'area indicata. Siamo nella zona est della Repubblica Democratica del Congo, un'area in cui da decenni di fatto è in atto un conflitto. Oggi si dice che la situazione è in pace, ma un mese fa sono stati uccisi una serie di funzionari dell'ONU, se non ricordo male, proprio in queste aree. Quindi semplicemente è un'area che passa da conflitti ad alta intensità a conflitti a bassa intensità, senza arrivare mai a una reale soluzione.
cosa c'è lì, ci sono tante risorse minerarie, in particolare due sono quelle interessanti, il coltan e la cassiterite, che sono due minerali fondamentali per la produzione dei per la produzione di materia di diciamo tecnologia, dal cellulare, computer, Xbox, eccetera. Quindi che ci riguardano in qualche modo direttamente, come prima abbiamo visto la fine del processo produttivo con la discarica di Agbor Bloche in Ghana, qui vediamo in qualche modo l'inizio. Il controllo di queste risorse, questa è una bella diciamo infografica che racconta questo commercio, come dalla zona del Congo passa illegalmente, perché i confini sono estremamente porosi, nei paesi vicini, Tanzania, Kenya, Ruanda, Burundi, eccetera, eccetera, e poi da lì arriva ovviamente in Europa. La carta però forse più interessante è questa, che ci dà la portata della, diciamo, delle dinamiche in atto. Cioè, questa è l'area di confine, quindi siamo nell'est del Congo, al confine con Uganda, Ruanda, Burundi. In viola vedete le miniere di coltan e cassiterite, in giallo le miniere d'oro, in rosso gli incidenti, insomma vari episodi di violenza di vario tipo, in questi cerchi sono le persone, i rifugiati che sono che fuggono dalle varie violenze, in verde parchi naturali tra i più importanti del mondo in quanto a biodiversità, in quanto sono la zona di gorilla famosa, il parco Virunga, il parco, insomma sono zone importantissime dal punto di vista ambientale. Ecco, questa anche solo graficamente, senza entrare nel merito, sarebbe una carta perfetta per capire quando, se vogliamo parlare di ecologia politica e diciamo, la dinamica inestricabile, diciamo, la connessione inestricabile tra questioni ambientali, questioni politiche e questioni economiche. Abbiamo appunto queste miniere da cui si estrae anche illegalmente di fatto i minerali, che però vengono controllati da gruppi paramilitari. Lo Stato è lontano, perché Kinshasa è lontana migliaia di chilometri e non ha il controllo del territorio. Questo provoca una violenza costante che colpisce ugualmente in modo selettivo la popolazione, in particolare le donne, di violenze particolarmente indirizzate alle donne, ovviamente legata a un conflitto che è molto più noto ad altre scale, che è quello che ha portato poi la guerra, la cosiddetta guerra mondiale africana, cioè tutto il genocidio Tutsi in Ruanda negli anni 90, nel 94, la fuga dei colpevoli, diciamo così, o comunque degli Hutu in Repubblica Democratica del Congo, e successivi conflitti degli anni successivi, con poi le popolazioni intorno che si sono schierate fondamentalmente in due fazioni. Due riflessioni di nuovo politiche che ci danno l'idea del legame fra queste dinamiche ambientali e le dinamiche politiche. Una è che l'eroe attualmente africano, quello che nei giornali leggerete facilmente, essere l'esempio, la nuova Svizzera d'Africa, eccetera, è Paul Kagame, il presidente del Ruanda dal 1994, insomma dal 95, quando poi ha vinto la guerra dopo il genocidio, quindi al potere ormai da 22 anni, ma icona della democrazia e dell'apertura dei mercati per l'Occidente. Beh,
la forza del Ruanda è anche oggi di trovarsi in questa posizione strategica, sicuramente. L'altra considerazione è chi è il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Kabila, figlio di Kabila, che fece, diciamo, in quell'epoca di conflitto, poi arrivò a cacciare il presidente Mobutu. Kabila figlio ha fatto già i suoi mandati, ora però non sembra che non sia molto intenzionato a lasciare che si svolgano elezioni libere. Ci sono state rivolte molto pesanti. Ecco, come nel caso precedente, quindi qui vediamo un nesso interessante fra dinamiche sociali, migrazioni forzate, questioni politiche, violenze, eccetera, e dinamiche di tipo ambientale. Perché? Perché il punto è l'accesso, l'estrazione delle risorse che sono necessarie al funzionamento di un sistema economico complessivo. Quindi anche qua la dinamica, se volete, è abbastanza semplice, però è utile averla presente, perché la tendenza che comunque abbiamo è a vedere quello che sta intorno a noi, in qualche modo, di questo cellulare. Io non ho grande percezione di dove, come sia stato prodotto, con quali materiali, in che modo, in che condizioni, e dove finirà dopo che l'avrò smaltito o me lo sarò dimenticato da qualche parte. Quindi è interessante avere una visione, appunto, completa, sistemica di tutto questo discorso, diciamo così. Quindi il primo punto è quella che abbiamo chiamato accumulazione per espropriazione, accumulazione per dispossession, diciamo così. Il secondo punto a cui volevo arrivare, cioè di legame fra questioni ambientali, dove l'ambiente diventa posta in gioco del discorso, insieme del conflitto per certi versi, ma anche delle dinamiche, diciamo, di accumulazione o anche dinamiche di controllo, ecco, questo mi interessa particolarmente, di controllo dello spazio, è quello legato alla patrimonializzazione della natura. Patrimonializzazione e conservazione della natura. Come vi dicevo, in Africa questo è un tema storico, appunto, almeno dall'epoca coloniale. Chi decideva che una certa area era di valore, quindi patrimonio, e quindi che doveva essere tutelata dagli africani, erano proprio le potenze coloniali. Oggi, o comunque in epoca postcoloniale e ancora fino ad oggi, questo è avvenuto e avviene, cioè l'idea che ci siano forze esterne che debbano proteggere la natura dall'utilizzo eccessivo dei locali è una retorica ancora estremamente presente. Faccio un esempio dal caso della foresta Mau che vedevamo prima. Oggi uno dei grandi progetti di riforestazione della foresta Mau, quella foresta che abbiamo visto all'inizio, che aveva perso per motivi, diciamo, politici, pezzi di area protetta, uno dei grandi progetti è finanziato da una partnership pubblico-privata di alcune grandi imprese, tra cui la più nota è la Unilever, quella è un'impresa con cui tutti abbiamo a che fare ogni giorno, se qualsiasi prodotto, diciamo così, per l'igiene quotidiana, oppure il tè, oppure il gelato, oppure qualsiasi cosa, se guardate dietro trovate Unilever, lei è il simbolo, se volete, del legame fra sviluppo e sviluppo delle imprese occidentali e diciamo controllo del territorio extraeuropeo, inizialmente in epoca coloniale, poi in epoca postcoloniale, tanto che ancora, se andate a guardare il simbolo della Unilever, cosa trovate dentro? La palma, dell'olio di palma, che ha fatto la sua fortuna, soprattutto nei primi decenni. Ecco, Unilever con la cooperazione olandese, la cooperazione tedesca, finanziano la riforestazione della foresta Mau. Bene, ottimo, una buona notizia.
Perché questo? Perché Unilever ha le piantagioni di tè a valle della foresta e ovviamente il fatto che esista una foresta a monte fa sì che la quantità e la qualità dell'acqua che riceve le piantagioni di tè sia ovviamente migliore, più regolata, più controllata, eccetera. Ovviamente, peccato che le piantagioni di tè non sono nate così, ovviamente un tempo erano pezzi di foresta, evidentemente, però oggi Unilever spende questa, giustamente dal suo punto di vista, spende questa attività di riforestazione, attività sociale, socioambientale. L'aspetto interessante è andare a guardare una breve sintesi grafica di questo progetto che c'è sul sito di questo progetto, di questo programma che vede appunto molti attori insieme. Cosa ci fa vedere il disegnino di questa proposta sul sito? Vediamo se lo riusciamo a trovare addirittura. Vediamo se lo troviamo nelle immagini. No, troppo difficile. Vabbè, non importa, lo troverete facilmente oppure vi mando il link. Cosa fa vedere questa sintesi fondamentalmente? L'immagine delle piantagioni di tè, un disegnino con l'immagine delle piantagioni di tè e dell'importanza del fatto che esista una foresta ben conservata, ben verde, che poi permetta la creazione di un microclima, una giusta umidità, perché ovviamente se io taglio tutti gli alberi, tempo pochi anni, non solo il versante viene giù, ma anche dal punto di vista del microclima cambia completamente, si perde umidità, anche le piantagioni di tè entrano in difficoltà. Ma chi nel disegnino fa vedere che sta pressando e danneggiando la foresta nell'immagine del progetto? Le popolazioni locali, cioè sono le popolazioni locali che con i loro animali, le loro mucche, i loro campi stanno erodendo la foresta in questo tipo di racconto. E Unilever, e non solo Unilever, questo progetto invece lotta perché ci siano più alberi e l'ambiente sia conservato. Ecco, questo è un conflitto tipico che vediamo in molte occasioni, che ha degli elementi di verità. Attenzione, è vero che in alcuni contesti la popolazione che sta crescendo a ritmi molto elevati intorno a delle aree protette può esercitare una pressione eccessiva, però andrebbe fatto il discorso forse completo che riguarda il fatto che ci sono certi soggetti, certe imprese che controllano la terra e grandi quantità di terra, e quindi la gente è costretta ad espandersi, ad espandere la frontiera agricola anche perché la terra è controllata da qualcun altro. Però è interessante vedere come in questi casi la tutela ambientale sia spesa come la tutela contro le popolazioni locali, quella che è stata chiamata conservation against the people, cioè era tipico anche in epoca sia coloniale sia in epoca postcoloniale, quindi governi anche indipendenti che lottavano contro le popolazioni locali, le buttavano fuori perché erano attori di degrado ambientale, secondo loro. Anche nella foresta Mau, la popolazione che viveva nella foresta, gli Ogiek, sono stati buttati fuori dalla foresta perché bisognava proteggere l'ambiente. Come risposta a questo discorso, che sta emergendo, però comunque con tutte le criticità del caso, è emersa una logica invece che è stata chiamata di community conservation, cioè di conservazione che coinvolge la comunità, permette determinati usi, per esempio, della foresta, però controllati in modo che non siano evidentemente non portino poi a un degrado progressivo, secondo una logica che era quella che si diceva all'inizio, di popolazioni che in realtà sanno come si gestisce il territorio e sanno dove si trova il punto di equilibrio, diciamo così. Ovviamente questo ha portato a un cambio di logica da
un soggetto, una situazione in cui era lo Stato che decideva chi è dentro e chi è fuori prima, mentre invece adesso c'è molto più un accento sul coinvolgimento della comunità, eccetera. Una logica che è passata da quella della pura protezione a quella invece di quello che è stato, che si viene chiamato sviluppo sostenibile, cioè permettere determinate attività, persino la caccia in alcuni casi, e addirittura le comunità locali vengono coinvolte come guide di caccia per il bianco che arriva e vuole fare la caccia nella foresta, ovviamente in secondo limiti di numero, eccetera, prende la guida locale, paga quote enormi di per poter accedere alla foresta e viene guidato dalle popolazioni locali. L'altro punto che non si legge ma che vi dico è che si è passata la logica più di regolazione, cioè lo Stato che decide cosa bisogna fare, fa un limite e controlla militarmente il territorio perché non entrino le persone, a una logica più invece di mercato in cui io cerco di coinvolgere le comunità dando anche alle comunità la possibilità di avere dei benefici da un utilizzo controllato della foresta. Non è adesso il momento di capire se è tutto bene o tutto male, sicuramente anche questo sistema ha una serie di criticità, diciamo che il vecchio sistema era comunque non solo molto aggressivo nei confronti della popolazione locale, ma era anche inefficace, perché ovviamente lo Stato poi non ha, soprattutto lo Stato africano, non ha il potere e la capacità di controllare veramente quel confine, e allora cosa succede? Che le popolazioni che sono state cacciate fuori rientrano e fanno uso quello che credono del territorio. Sì, c'è una domanda? Sì, un chiarimento. Quest'ultima cosa che dicevi sugli incentivi di mercato, sì. Entrano in una logica di community conservation? Sì, anche, è una delle possibilità della community conservation, cioè l'idea, ci sono tante possibilità, ma allora il miele di foresta, quindi da cose meno aggressive, per cui fai il miele di foresta e poi lo vendi ai turisti che vengono a vedere la foresta, la guida turistica, fino a cose anche più forti, come può essere appunto arrivare a fare della caccia controllata, eccetera. Quindi questo è una vignetta, se non sbaglio, di Survival International, quindi di una delle organizzazioni più grosse che lottano per i diritti di popolazione, delle popolazioni indigene. Vedete come è forte anche nella denuncia di certe politiche di conservazione che di fatto penalizzano le popolazioni locali. In particolare, sì, lo vediamo, lo abbiamo visto in tante circostanze, cioè la conservazione che di fatto penalizza gli altri. WWF è per esempio un'associazione che a livello internazionale, noi qua abbiamo una visione in Italia fondamentalmente neutra, positiva, di un'organizzazione che si batte per la tutela ambientale. Parlate con il WWF, con alcuni movimenti indigeni o a favore dei diritti indigeni in India, eccetera, vi restituiscono un'immagine estremamente negativa talvolta. Poi sono processi che sui quali si può arrivare a una convergenza, come si diceva prima, però questa convergenza non è automatica. Ho sentito, io lavoro anche con un'organizzazione non governativa che si chiama Mani Tese, e avevamo un progetto in India, stavamo portando avanti un progetto in India in cui uno dei partner era WWF, WWF Italia tra l'altro, forse la comunicazione ambientale che si faceva in Italia, eccetera. Quando abbiamo incontrato i partner indiani ci hanno detto: per noi è un problema, per noi il fatto che dentro questo progetto ci sia partner WWF Italia è un problema, perché per noi quotidianamente in India è la controparte. Che il WWF privilegerebbe la conservazione, però a scapito allora non sempre dipende di certo, lungi da me in questo momento certo, fare un attacco al povero WWF, cioè. Che appunto in Italia svolge anche un lavoro meritorio, certo, eccetera, no. Però quello che mi interessa in questa fase è sottolineare la logica. In alcune aree è percepito come può essere percepito come la controparte. Vediamo una cosa più, se volete,
ancora più chiara, anche se un po' più complessa, l'Unione Europea, le politiche di pesca dell'Unione Europea. Qui abbiamo il l'Unione Europea, sapete, insomma, le politiche di tutela ambientale, perché abbiamo pescato troppo nei mari europei, quindi non si può pescare se non entro certi limiti, però esistono i pescatori europei che fanno valere i loro diritti, e quindi come si fa a tutelare i pescatori europei tutelando contemporaneamente i pesci europei? Si cercano degli accordi per andare a pescare nei mari non europei, ed è quello che l'Unione Europea fa con gli accordi di pesca, che sono stati ribattezzati con molto più politically correct, un termine molto più politically correct, accordi di partenariato sulla pesca. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, Unione Europea, pago un paese per poter avere accesso ai suoi mari. Così di fatto sto esportando l'insostenibilità del mio sistema di pesca, di fatto. Qua vi sono, trovate molto velocemente una descrizione, insomma, delle varie tipologie, che non ci interessano di fatto nel dettaglio. Però quello su cui vorrei tornare, guardate questi i paesi che hanno firmato questo accordo, questi accordi con l'Unione Europea. Ce ne sono, lasciamo perdere la parte dei Faroe, che poi è scritto sbagliato, ma la parte nordica che riguarda altri tipi di ragionamenti. Veniamo agli accordi di partenariato. Cosa vi colpisce dei paesi che firmatari di questi accordi? Che sono in larga parte? Sono piccoli, sì, sicuramente, in buona parte, e poi sono quasi tutti africani, paesi cosiddetti, come si dice intanto, in via di sviluppo. Comunque sono sicuramente paesi del sud globale, in particolare africani. Quindi, con quale potere contrattuale con l'Unione Europea? Evidentemente molto basso. Quindi quando si siedono a un tavolo a decidere quanto vale la possibilità per l'Unione Europea di pescare nei mari di Capo Verde, della Costa d'Avorio, ma soprattutto la Guinea Bissau, che era l'area sulla quale ho potuto fare un po' più di ricerca io, ovviamente i rapporti di forza sono estremamente squilibrati. A un certo punto il valore dell'accordo tra Unione Europea e Guinea-Bissau pesava, se non ricordo male, attorno al 20% delle esportazioni del paese. Cioè, capite che dire di no vuol dire praticamente far crollare un'economia. Due dati su questa cosa della Guinea-Bissau, non solo perché abbiate un'idea: fondamentalmente si pescavano gamberi, polipi e simili, e tonno, che sono una delle classiche specie un po' sotto pressione che si pescano evidentemente nei mari tropicali. In particolare nell'Oceano Indiano, però anche l'Oceano Indiano ormai è sovrapescato, e quindi si sta spostando molto anche sull'Oceano Atlantico. Per avere un'idea, anche qua di nuovo dal punto di vista spaziale, la Guinea-Bissau è questa. Quindi un piccolo paese dell'Africa occidentale, quello che vedete qui è il Senegal, la Casamance, questa è il Gambia, che come sapete è quel piccolo stato che sta dentro il Senegal, per così dire, questa è la Guinea. Quindi questa è la zona di pesca dei pescatori della Guinea-Bissau, perché hanno le barche piccole, fatte in modo molto semplice, quindi questa è l'area in cui pescano loro. Questa è l'area oggetto dell'accordo con l'Unione Europea, dove di fatto l'Unione Europea pesca in modo esclusivo, anche perché le barche della Guinea-Bissau non ci arrivano fino a qui. È quella che viene chiamata zona economica esclusiva della Guinea-Bissau, cioè 200 miglia dalla piattaforma continentale. Comunque questa è l'area.
su cui di fatto ci sono solo barche europee legalmente, poi ci sono probabilmente anche delle barche cinesi, russe, coreane illegali, ma questa è un'altra storia. Cosa vuol dire dal punto di vista della sovranità territoriale? Che di fatto l'Unione Europea sta è il solo beneficiario di un'area che come superficie è superiore quasi alla Guinea Bissau stessa, tanto per avere un'idea. Questa perché? Perché cioè frutto di una politica di tutela ambientale del mare europeo. Sì. In che anni sono stati stipulati questi accordi? Anni 80? No, fino ad oggi è ancora invalido adesso il... Ma quando hai incominciato a fare gli accordi? Allora, sì, penso che i primi fossero degli anni 80, poi negli anni 90, poi a un certo punto negli anni 2000 si sono trasformati da accordi di pesca, da accordi di partenariato sulla pesca. Ovviamente hanno cambiato anche in tipologia, però sì, direi di sì, come periodo più o meno quello, sì. Si sono strutturati progressivamente, diciamo, la parte però più forte dagli anni 90-2000. Secondo quale logica questo accordo protegge l'ambiente? L'ambiente europeo è super tutelato, nel senso, non si pesca più il tonno perché il tonno deve ricrescere nel mare mediterraneo, eccetera, 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 e quindi l'ambiente europeo migliora. È ovvio che peggiora quello. La tutela è sul mare europeo. Però appunto di nuovo è una questione di impatto localizzato di determinate politiche ambientali. Tutti i pescherecci della comunità europea possono pescare? No, sono solo un tot registrati, eccetera. Registrati. E le modalità di pesca, voglio dire, non so, rete a strascico o quant'altro di cui... Allora, no, sono comunque in teoria regolate, ma dovete pensare che nessuno controlla però, perché le barche della polizia della Guinea Bissau non sono abbastanza strutturate per riuscire ad andare a controllare qui. Quindi tutto funziona su autodichiarazione delle barche, quanto pesce peschi, come lo peschi, eccetera, anche perché questo pesce non tocca mai la Guinea Bissau, quindi non c'è neanche un indotto per cui, che ne so, la gente, il tizio che scarica il pesce comunque guadagna una qualche forma minima di salario. No, invece va direttamente, sono grosse barche che poi lavorano, alcune anche possono anche congelare il pesce direttamente a largo, a bordo, e poi lo scaricano o in Spagna, in Senegal talvolta, comunque nella zona, nelle coste dell'Oceano Atlantico. Per intenderci, non stiamo parlando di barche enormi, quelle europee, stiamo parlando di barche di questo tipo, però queste sono le barche dei pescatori della Guinea Bissau, quindi per orientarci sulla la competizione in atto, ecco. Queste sono barche sul modello senegalese, e queste sono le barche tradizionali invece della Guinea Bissau. Ed è interessante, questo secondo me è importante anche nello studio dei conflitti di tipo ambientale, che nelle interviste ai pescatori della Guinea Bissau, qual è il vostro problema dal punto di vista della pesca? Loro non citano l'Unione Europea, perché non la vedono, non le vedono nemmeno le barche. Sì, dice, le vediamo ogni tanto le luci in lontananza, ma non percepiscono una pressione sulla loro realtà. Chi è il nemico, il problema? I pescatori senegalesi che arrivano e ci portano via il pesce perché sono più forti. Questo è anche interessante per capire determinate... Quindi c'è un impatto minore, ma è più visibile, viene colto come avversario rispetto a chi in realtà avrebbe un impatto maggiore. Sicuramente, questo è il punto. Poi, ma nell'Unione Europea chi ha preso questa scelta? Cioè... Noi, quando abbiamo eletto determinati governi, sì, è presa legittimamente, questo è l'aspetto interessante, attenzione, che se voi andate sul sito dell'Unione Europea, questa cosa non è nascosta dicendo no, ma è una cosa un po' vergognosa che ci teniamo da parte, è sbandierata come una politica di sostenibilità, perché sono accordi di partenariato sulla pesca, dove tu paghi perché con i soldi
che l'Unione Europea dà al governo della Guinea-Bissau, il governo della Guinea-Bissau dovrebbe supportare politiche di pesca sostenibili anche nel suo paese. Questo è il pacchetto completo dell'operazione. Quindi due punti abbiamo detto. Il primo, più facile, ed era il discorso sulla estrazione delle risorse. Quindi l'economia di rapina, l'accumulazione per espropriazione, eccetera. Il secondo punto era questo dove l'ambiente viene utilizzato, le politiche ambientali vengono utilizzate per in realtà producono impatti selettivi e di fatto vengono utilizzate per controllare il territorio. Il terzo livello sul quale volevo fermarmi è quello che è stato chiamato Green Apartheid, cioè la segregazione socio-spaziale fatta su basi ambientali. Ed è il proseguimento, dicevo, di un certo discorso che facevamo prima. Il vostro collega prima diceva, in fondo questo isolamento dei ricchi potrebbe liberare spazio per altri usi del territorio da parte di altre classi sociali, ed è questo è stato vero in Europa. E io ho risposto, non è del tutto, oggi in Africa funziona quasi il contrario, e infatti il primo punto da cui volevo partire è un po' questo, cioè il fatto che le popolazioni marginali che abitano proprio quei quartieri tipo Makoko che abbiamo visto prima, più poveri, più nelle condizioni più diciamo difficili, vengono oggi rimosse dai luoghi in cui sono per far posto ai nuovi quartieri di alta qualità ambientale, usando una retorica ambientale. Questo è un pezzo di un famoso un dramma teatrale di Wole Soyinka. Wole Soyinka è premio Nobel nigeriano, eccetera. A un certo punto dice e racconta la storia di Marocco. Marocco era un quartiere informale, il più grande, che è stato demolito negli anni 80, sempre nella zona centrale di Lagos. E dice cosa succede a Marocco. Si dice che sia perché c'è sotto il petrolio, perché lo stanno distruggendo fondamentalmente. Dice non è tanto il petrolio, dice it's prime residential area, e dice è una zona destinata a sviluppo residenziale, e dice il mare avrebbe potuto sommergerli e distruggere le loro baracche fondamentalmente, e dice loro meritano qualcosa di meglio di una tomba d'acqua. Cioè, io per il tuo bene, per il fatto che per proteggerti dalle inondazioni, eccetera, io rimuovo l'intero quartiere, 300.000 persone, e costruisco un nuovo quartiere di alto profilo. Ovviamente però poi dopo queste persone non hanno... queste persone non viene data una casa in alternativa, semplicemente dovranno trovarsi un'altra soluzione. Questo è un altro esempio interessante di questo tipo a Ouagadougou. Siamo in capitale Burkina Faso. Questa forse lo vediamo meglio in una mappa. Ouagadougou ha una caratteristica particolare che, essendo cresciuta molto rapidamente, l'aeroporto si trova al centro della città, perché era alla periferia negli anni 70, e poi però l'espansione rapida della città fa sì che oggi sia al centro della città stessa. Lo vedete molto chiaramente qua. Ecco, questa è l'immagine satellitare, Ouagadougou, ma no, non lo vedete per niente, perché
agisce la rappresentazione? Ma allora no, lasciamo stare, lo vediamo poi dopo. Va bene. Ok, lo vedete anche comunque anche qua. Questo è il centro città, questo è l'aeroporto, dovete immaginare che, nel, appunto nel centro città, qui c'era un'area di circa 100 ettari, poco più di 100, di 100 ettari, quindi non piccola, di costruzioni legali, perché erano state date all'inizio dello sviluppo urbano di Ouagadougou, però siamo nel centro della città, è una città che, pur essendo molto povera, sta cercando di vendere un'immagine di sé un po' più migliore, più lussuosa, più anche dal punto di vista ambientale più migliore, e quindi ha fatto tutta una campagna per la raccolta dei rifiuti. Ouagadougou aveva il nome storico di Bancoville, cioè città di fango. Il banco è il materiale con cui si costruiscono le case tradizionali in Africa. E invece si sta promuovendo come nuova città bella attraverso questi progetti. Immaginate, siamo in una zona saheliana estremamente arida, immaginate cosa può essere tenere dei giardini, dal punto di vista dei consumi idrici, tenere dei giardini di questo tipo. Quindi viene elaborato questo progetto di nuova città Zaka, zona amministrativa e commerciale, dove di nuovo gioco con la tradizione. Zaka è il nome della casa tradizionale nella lingua locale. E quindi cosa fanno? Abbattono completamente l'intero quartiere, raso al suolo, perché non rispettava i criteri, era un quartiere regolare, ma non rispettava i nuovi criteri di qualità del costruito che sono stati costruiti, ovviamente sono stati elaborati ex post. Quindi le case devono essere almeno alte un tot, devono avere certi servizi che ovviamente non avevano, e quindi sono state demolite. Senza indennizzo. Con un indennizzo, però è evidente che lì abitavano molte più persone di quelle che sono state poi indennizzate, e poi è peccato appunto adesso la questione della presentazione, però fondamentalmente sono state collocate, dato la data di una terra a 10 km dal centro città. Questi erano nel centro, lavoravano nel centro città, gente povera, può fare tutta la differenza di questo mondo dover pagare o non dover pagare un mezzo di trasporto per andare nel centro città. Quindi ci sono posti, manifestazioni, c'è stato anche un interessante utilizzo della religione, erano gli anni 2003 quando è successo tutto questo, un utilizzo reciproco dove da una parte il governo li accusava di essere degli estremisti islamici perché c'era una moschea wahabita nel quartiere, e loro dalla loro parte facevano proprio una retorica islamica in chiave antimoderna, diciamo così, perché hanno capito che la modernità li stava sbattendo fuori dalla loro casa, e quindi c'erano anche le magliette di Al-Qaeda, eccetera, ma ovviamente con nessun legame reale con l'estremismo islamico organizzato, ma diventava un richiamo in chiave antigovernativa in quel caso. Bene, distruzione totale, come vedete, rimangono appunto o gli edifici un po' più strutturati, oppure i servizi, questo non è benzinaio. 10 anni dopo la situazione è praticamente ancora uguale, perché qual era il problema qui? C'è stato un po' di problemi gestionali perché i soldi dovevano arrivare da Gheddafi, e poi Gheddafi ha fatto una brutta fine, ma il problema era anche che la priorità numero uno non era costruire la qualità ambientale, era mandar via i poveri nel tragitto che sta fra l'aeroporto e il centro città. Questa è la via più principale di lusso, di rappresentanza della città, quella dove non a caso è esplosa la bomba 2 anni fa in Burkina Faso, quella che ha fatto diversi morti, e forse dove c'è stato ancora un altro attentato pochi mesi fa, se non ricordo male. Parliamo di una città di quanti abitanti fondamentalmente? Sopra il milione? Sì, sopra il milione, una delle città che sta crescendo di più perché sono partiti dopo e quindi adesso sono in piena espansione. Burkina Faso è uno dei paesi
che erano storicamente meno urbanizzati, ma diciamo che sta recuperando ben rapidamente. Anche perché potete immaginare che è un altopiano senza rilievi e senza fiumi significativi che in qualche modo facciano da argine fisico, quindi la gente arriva e si stalla. Quindi questo è interessante, è un schema che viene dal rapporto del 2015 di PwC. PwC è un grande multinazionale della consulenza immobiliare, della consulenza in generale, scusate, ha anche una piccola fetta sul settore immobiliare. E cosa racconta? Racconta che l'Africa si sta riproponendo oggi come dall'immagine brutta, tradizionale, vecchia delle cose, delle, diciamo, case tradizionali di paglia, eccetera, poi ci sono anche le piramidi, ha la nuova modernità che invece è fatta di grattacieli, questa è la famosa Indoor Tower di Johannesburg, ed è un settore di investimento. Perché? Perché, come stavamo dicendo, è stata la grande crescita economica dell'Africa dal, diciamo, dal 2000 al 2015 più o meno, adesso anno prima, anno dopo, trainata dall'esportazione di materie prime. Questi capitali poi dopo hanno portato anche a un, sono stati anche reinvestiti nella modernizzazione di queste città. Perché questo però possa essere possibile, io ho bisogno di due processi complementari. Prima devo cacciare via i poveri che occupano lo spazio che mi interessa nel centro città, e poi dovrò costruire i quartieri adeguati. Per questo il discorso che si faceva prima, secondo me, va rovesciato. Non ci sono degli spazi vuoti lasciati dai ricchi che vengono riempiti dalle classi emergenti, sono le classi emergenti in questo caso che spazzano via i poveri per costruire i nuovi quartieri. Mi pare di capire che il concetto di centro storico nelle città africane non esista. Allora lì c'è un problema però ancora prima di tipo coloniale, dove anche laddove esisteva un qualcosa di questo genere è stato però molto compromesso dall'epoca coloniale. Oggi ci sono centri storici di epoca coloniale, cioè io ho Asmara, adesso è diventata patrimonio dell'UNESCO perché c'è il razionalismo italiano, però è un altro tipo di discorso. Anche a Mogadiscio probabilmente, però a Mogadiscio sicuramente, però è stato conflitto, ovviamente, certo. Saint Louis in Senegal è un nuovo patrimonio dell'umanità, città straordinaria, però diciamo di un centro storico di matrice coloniale. Certo. Ci sono rimaste qua e là alcune realtà precoloniali interessanti, penso a Kano in Nigeria, Nord Nigeria, dove c'è ancora un centro storico, tracce del centro storico precoloniale. E poi ci sono tracce archeologiche, cioè pre, cioè Aksum, Etiopia, il grande Zimbabwe in Africa australe, insomma ci sono tracce, però non sono esattamente integrate nello spazio urbano come un centro storico. Quindi arrivo all'ultimo passaggio. Da una parte distruzione della parte che non serve, che è sporca, che è malata, che non è all'altezza, che non è di qualità sufficiente, dall'altra la creazione di spazi, un processo di autoaggregazione dei più ricchi a nome della protezione, della messa in valore dell'ambiente urbano. Sono le gate community. Esatto, sono quelle cosiddette gated communities, cioè città, comunità chiuse, quindi c'è un muro, un cancello, come vedete qui, e guardate anche nel toponimo, sempre torna, qui è Bel Air, che richiama certamente la Bel Air californiana, ma anche l'aria pulita, e quindi in una città, Cotonou, tra le più inquinate di tutto l'Africa occidentale, una città portuale estremamente, estremamente inquinata. Quindi abbiamo delle forme di autoaggregazione dell'elite, come abbiamo visto prima, che però si costruiscono
su basi, su basi, diciamo, dopo che si è fatto largo delle si è fatto spazio per eliminando le parti contaminate, le parti negative. Queste gated communities sono diverse però dal modello a cui siamo forse più abituati, cioè l'idea degli ultra ricchi che si isolano. Ci sono, tipo questo modello qui, può essere dedicato anche a una classe alta ma non altissima, che semplicemente si vuole allontanarsi da una città che è pericolosa, inquinata, rumorosa, e vuole stare fra gente della stessa classe sociale, diciamo così. Quindi non è solo per gli ultra ricchi questo modello, ma anche per una classe alta, medio alta, che comunque si sta sviluppando faticosamente in Africa. Ultimo esempio, che forse è quello più d'impatto di questa logica di creazione di spazi nuovi con una finalità, diciamo così, ambientale, che però si separano e creano una segregazione rispetto socio-spaziale nello spazio urbano su base ambientale, diciamo così. Questo è Eco Atlantic City, la nuova città quasi, centro direzionale, che sta sorgendo a Lagos. Qui siamo nella parte sud di Lagos, questo è l'Oceano Atlantico. La costa di Lagos è soggetta a una forte erosione, ovviamente amplificata dall'innalzamento dei mari, eccetera. Per una questione naturale, cioè come è conformata? Sì, in parte sicuramente questioni naturali, in parte come è stato costruito su tutta la costa, come e dove è stato costruito, in parte appunto legato ai cambiamenti climatici di origine più antropica. Risposta delle autorità: bene, creiamo una sorta di barriera che protegga la città dalle alluvioni, dall'erosione costiera. E come lo facciamo? Però non come una semplice barriera classica, ma creiamo invece una città ex novo in quest'area qui, quindi sono 1000 ettari di terra che viene bonificata di fatto, cioè viene messa sabbia. Qui ci sono delle barche olandesi che stanno riempiendo di sabbia questa fetta di costa per realizzare la nuova Eco Atlantic City, dove di nuovo troviamo il gioco fra Eco, l'ambiente, eccetera, ma Eco è anche il nome tradizionale di Lagos. Quindi la questione ambientale viene utilizzata per sicuramente per produrre nuova accumulazione di capitale attraverso lo sviluppo immobiliare, uno sviluppo guidato da chi? Partnership pubblico-privata, il governo centrale e questo gruppo Shaguri, che è un gruppo nigeriano di origine libanese, tra le persone più ricche di Africa, del continente africano. Mi ha fatto sorridere scoprire che sono due fratelli, e c'è una galleria del Louvre, un pezzo del Louvre dedicata al loro nome, perché hanno finanziato loro le opere d'arte che ci sono all'interno, per intenderci di chi stiamo parlando. Chi costruisce? China Communication Construction Group, quindi un'impresa cinese. Chi fa i lavori di bonifica? Chi se non gli olandesi fanno questo mestiere. 3.000 nuovi edifici, 250.000 persone che dovrebbero andare a abitare in quest'area, che fondamentalmente che cos'è? È una nuova area urbana che ci dice: la città originaria è fallita. Lagos è il simbolo della città africana fallita, se ti leggete su tutti i rapporti, oltre 10 milioni di persone, traffico invivibile, impossibile da gestire, eccetera. Quindi c'è tutta questa retorica della città che è talmente irrecuperabile che io non intervengo più a correggere la città sbagliata, ma
costruisco ex novo uno spazio per costruire la nuova città dove posso piazzare l'elite ben connessa. È ovvio che c'è dietro che cosa, quale modello anche di immaginare da una parte, certamente Dubai, come si diceva prima, ma c'è anche una logica coloniale fortissima, cioè l'idea dello spazio puro, dello spazio, la carta bianca in cui io poi traccio il organizzo il territorio. Mudimbe diceva che colonizzazione viene da colere, che è coltivare, ma è anche organizzare, tracciare i solchi anche sulla mappa bianca. Così, giusto per una nota di colore, ovviamente chi supporta grandemente questa iniziativa è Clinton Global Initiative, che è la fondazione filantropica di Clinton. Ci sono dei video interessanti in cui tutti questi personaggi si vedono insieme alla inaugurazione del progetto. In questo caso, appunto, vedete, commistione totale fra un progetto di natura, diciamo, di tutela ambientale da una parte, nuovo tentativo di innescare un nuovo meccanismo di accumulazione tramite un progetto immobiliare fondamentalmente, e produzione di nuove forme di segregazione socio-spaziale, perché ovviamente è quella totalmente separata dal resto della città. Altri progetti simili, sempre a Lagos, stanno sorgendo sempre con questa dinamica di allontanamento delle parti più povere, che ovviamente occupano le parti marginali. Adesso non è questo il caso, ma ovviamente lungo, diciamo, nelle aree che più facilmente vengono sommerse, è lì che si insediano i più poveri. Quindi, se io voglio fare questo tipo di progetti, prima di tutto devo eliminare quella parte della popolazione. C'è un bel discorso, se vi interessa, di una attivista nigeriana, un TED Talk che si intitola Who Belongs to the City, mi pare, qualcosa del genere, chi appartiene alla città. Due parole in conclusione, così poi abbiamo ancora un qualche minuto per discutere. Allora, punto 1, l'ambiguità di alcune parole che ormai sono entrate nel discorso comune, cioè sostenibilità da una parte, che diceva, ma sostenibilità esattamente, ma per chi? Perché la pesca sostenibile dell'Unione Europea è sostenibile? Così cos'ha se poi devi colpire un'altra parte del pianeta? Quindi occorrerebbe andare a capire, sempre declinare, sostenibile a che scala, per chi? E questo è un po' forse la trappola, è un discorso su cui sarebbe bello lavorare, di una parola che sta avendo molta fortuna in questo periodo, dell'idea dell'antropocene, cioè di essere entrati in questa nuova fase storica in cui l'impatto dell'uomo è così forte che viene assimilata a una sorta di nuova era geologica, in cui l'uomo ha un impatto tale sull'ambiente che la influenzare in maniera decisiva l'evoluzione dell'ambiente stesso. Il difetto probabilmente di questa definizione, però andrebbe un po' sviluppato questo discorso, è che ci riporta quell'idea dell'uomo con la U maiuscola, come se fossero tutti gli uomini in maniera indistinta che stanno avendo questo impatto. Invece forse sarebbe più opportuno distinguere i gruppi sociali che stanno avendo questo impatto dai gruppi sociali che lo stanno subendo, fondamentalmente, l'impatto ambientale. Il secondo punto su cui volevo fermarmi un attimo era un'ipotetica, non sono ancora così convinto, però sviluppare quel discorso che faceva Laurent in una delle slide che vi ho portato, cioè l'idea che un conto sia parlare di diseguaglianze ambientali, cioè di esito, qualità ambientale diseguale data dai meccanismi di mercato, che ovviamente portano la gente più danarosa, la gente più ricca a collocarsi nei luoghi migliori e i poveri a collocarsi nei luoghi peggiori o addirittura quelli vietati,
distinguere da un processo più marcatamente legato a un'ingiustizia, dove la questione ambientale viene utilizzata attivamente come strumento per fare selezione sociale, per fare segregazione socio-spaziale. Terzo punto, secondo me, su cui si potrebbe lavorare, la political ecology è partita molto sul filone rurale, poi si è sviluppata una urban political ecology, non sempre c'è questo collegamento, quindi si tende, e anche io l'ho fatto di fatto in queste presentazioni, era abbastanza distinto il ragionamento fra rurale e urbano, vi ho portato esempi rurali ed esempi urbani, ma raramente vi ho portato esempi di commistione tra rurale e urbano, invece probabilmente bisognerebbe lavorare più in questa direzione. Un altro punto, secondo me, molto interessante ma anche pericoloso, se vogliamo, tanto che qualcuno ha contestato molto la political ecology per questo, è un legame molto stretto che c'è fra la ricerca in questo settore e la militanza, cioè le battaglie, cioè studiare la questione di Lagos e la rimozione dei poveri, molto spesso si mescola con fare attivismo a sostegno delle persone che vengono colpite da questi processi. Questo è estremamente interessante perché mette in relazione con dinamiche contemporanee, dall'altra, dal punto di vista scientifico, qualcuno ha avuto da obiettare, ho letto una serie di articoli in cui la political ecology veniva demolita proprio per questo suo eccesso di legame con i movimenti politici che le farebbero perdere una sorta di neutralità nell'analizzare i fenomeni, non che la cosa mi preoccupi in sé, però certamente avere cioè riuscire a giocare su più tavoli, distinguendo i più tavoli, è importante, perché altrimenti si possono creare effettivamente delle confusioni, cioè quando si ragiona in termini di attivismo politico sicuramente si usano termini, metodi e strategie che non sono per forza gli stessi che si usano in un'analisi più scientifica di un problema, quindi occorre quantomeno mettere un'attenzione su questo tema. E l'ultimo è un punto enorme su cui io non mi sono fermato perché non ho le competenze, ma sicuramente gli antropologi l'avranno percepito come una mancanza e su cui bisogna un po' lavorare. Io ho sempre ragionato con un'idea di ambiente di molto occidentale, ma se vogliamo ragionare in veramente di giustizia ambientale occorre integrare tutto un altre visioni della natura che non sono le nostre. Se io parlo di questioni ambientali, di criticità ambientali con popolazioni dell'Amazzonia, io non posso facilmente trasferire una serie di discorsi che io ho fatto, che sono parte del mio modo di vedere il problema, ad altre realtà. Dall'altra parte, ovviamente, questo fatto non è per niente semplice, secondo me. Leggevo un lavoro sulle città africane e diceva che tentava di andare anche in questa direzione e ragionava sul fatto che una discarica che è molto negativa dal punto di vista ambientale per la visione, diciamo così, normativa dello Stato, eccetera, per la popolazione locale aveva una particolare importanza perché aveva un significato religioso, simbolico, eccetera. Io ovviamente sono un po' perso se entro in questo terreno, però certamente è un elemento da tenere presente. Adesso abbiamo un ventina di minuti, 10 minuti, non so quanto, per provare a discutere un pochino.